piace agli ufficiali, perché gli ufficiali gli fai dalla nave, ho fatto la manovra, è come se gli regali un bitcoin, gli dai un bitcoin, cioè, un'intervista al comandante, qui sul ponte 3 c'è un po' un caos, perché praticamente succede che hanno dovuto spostare lo sbarco dal ponte 3 al ponte 0, troppo vento e hanno problemi di sicurezza, sono stati un po' più cauti, quindi stanno portando tutti quanti i passeggeri dal 3 allo 0. Intanto è arrivato il mio Virgilio, il dottor Pompeo Cavallo, che è il guest relation manager. Vi lascio dopo. Comandante Moretti, innanzitutto grazie di averci consentito di far vedere appunto e di far capire che cos'è e chi è il capitano di una nave così grande, di un'ammiraglia, di una flotta così importante come quella di Costa. E io le volevo chiedere però come si è trovato di fronte al suo primo comando, la prima volta che è entrato, fatto il fatidico primo passo nel ponte di comando di questa mega nave, che cosa ha provato? Beh, innanzitutto devo dire un orgoglio immenso, perché essere comandante dell'ammiraglia della flotta Costa Crociere per me, che lavoro per tanti anni in questa azienda, è stato un orgoglio professionale immenso. Tornando indietro, come ricorda il suo primo incarico su una nave da crociera o su una nave in generale? Perché... Una nave da crociera. Io ho iniziato a lavorare con Costa Crociere, si chiamava Costa Armatori in realtà, allora, come allievo ufficiale sull'Eugenio Costa, che era la nostra nave ammiraglia di allora, e anche lì ho ritrovato le stesse emozioni, ero molto contento, orgoglioso di poter imbarcare su una nave passeggeri, tanti miei colleghi, compagni di scuola, non colleghi, hanno trovato imbarco su una nave da carico, io sono stato più fortunato forse a trovare lavoro con Costa Crociere. Il mercato crocieristico si sta evolvendo molto rapidamente, si è passati in pochi anni da un mercato di lusso, di quello che era appunto il lusso che lo è stato da quando è nato, sì, fino adesso ad un, diciamo, un lusso che uno si può permettere. Il mercato si è evoluto, come dice giustamente lei, molto in tutti questi anni. Se lei tiene presente che quando io prima parlavo dell'Eugenio Costa, allora c'era la prima classe, la seconda classe, la terza classe, noi le chiamavamo turistica A e turistica B, però insomma poco cambiava. Adesso la crociera è una vacanza a portare tutti quanti. Una persona come lei, che comunque è arrivata a comandare l'ammiraglia di la principale gruppo croceristico italiano, comunque uno dei più importanti all'interno del gruppo Carnival, ce l'ha ancora un sogno nel cassetto? Ma guarda, io ultimamente non ho fatto solamente il comandante, io ho lavorato per un anno e mezzo anche in ufficio, 3 anni fa, poi ho lavorato come fleet captain per altri 2 anni, quindi ero il comandante che andava a fare il coaching a miei colleghi e agli ufficiali del ponte di comando, quindi ho avuto delle parentesi recenti e poi sono tornato sulle navi, perché la nave è il mio grande amore, il mio grande sogno. Continuerò a fare il mio lavoro sulle navi con lo stesso slancio, le stesse emozioni con le quali ho iniziato a fare questa professione. Grazie comandante. Prego. Dottore, ci rivediamo dopo 5 anni sempre su una nave da crociera, noi sempre come passeggeri. Lei però ha avuto una bella promozione, hotel director dell'ammiraglia Costa. È comunque una bella soddisfazione, oltre che un gran peso, un gran servizio. Beh sì, ciao, innanzitutto bentornato, è un piacere rincontrarci, ancora di più appunto sulla ammiraglia. Ebbene sì, dopo 35 anni di permare, 25 anni con la Costa Crociere, diciamo essere stato assegnato alla Costa di Adema in questi anni per me è stato un motivo di orgoglio incredibile, considerando che ho cominciato a navigare con periodi estivi quando avevo 18 anni. Lei è italiano ma è figlio di un'australiana. Sì. E quindi come ha sfruttato questa multiculturalità all'interno di una nave da crociera, all'interno dei suoi incarichi? Ho avuto la possibilità, già crescendo, di conoscere differenti mentalità, punti di vista,
e diverse culture, e quindi mi ha permesso di avere un'apertura mentale di colloquio. E in questi 25 anni com'è cambiato l'approccio proprio al cliente, al crocierista? Negli anni gli stessi servizi, lo stesso tipologia di crociere si è aperto a tutto il mercato, a tutte le tipologie sociali di ospiti, eccetera, quindi mantenendo gli stessi servizi, gli stessi standard. E quindi è stata una cosa bellissima. Abbiamo ampliato quello che è il mercato, abbiamo ospiti adesso di tutte le nazionalità. A questo riguardo un grosso contributo l'hanno dato comunque la costruzione delle meganavi che permettono di ridurre le spese. Come le chiamano meganavi? Ecco, diciamo che abbiamo un pochettino seguito quello che è il concetto anche alberghiero a livello mondiale. Se uno guarda qui a terra, gli alberghi sono diventati enormi e le navi sono diventate grandi lo stesso. Ecco, il vantaggio cos'è? Che avere navi più grandi, a prescindere da quelli che possono essere i costi, offrono più servizi. Riusciamo a offrire molto di più di quello che si poteva offrire una volta. Ecco, questo è molto importante. Tenendo un occhio di riguardo ai nostri ospiti magari più ricercati, che ricercano un po' la crociera classica, standard, abbiamo le navi più piccole, più familiari, e con navi più piccole possono fare anche itinerari particolari in porti più piccoli, più meno ricercati o meno, certo, magari famosi, però più anche interessanti. Ecco. Grazie mille. Prego, un piacere. Ciao, e allora ci vediamo alla prossima. Magari. Ciao. Che sanno i suoi ufficiali, comandante? 25, 28, 30, c'è qualcuno più anziano. Che sono sul ponte di comando? Sì, sì, sì. Sono giù. Ma li sceglie lei oppure li sceglie la compagnia? No, li sceglie la compagnia. Io lavoro con quello che mi dà. Ma c'è però una selezione. No, sì, sì, sì. No, tanti li conosco, tanti sono tornati, sono degli ottimi ragazzi. Abbiamo anche un ufficiale donna, ne avevamo due, una è sbarcata. La signorina Scano, Federica, Sarda. Adesso c'è. Beh, comunque la nave si è aperta parecchio, soprattutto nell'hotel. Però anche vedo anche ufficiali di sicurezza, donne, comunque ci sono. Mi sarebbe piaciuto veramente tanto accompagnarvi fino al ponte di comando. Noi l'abbiamo visto addirittura due volte, perché il comandante mi ci ha portato 5 minuti dopo l'immagine che avete visto, e anche il giorno successivo farà una visita notturna che è veramente emozionante. Purtroppo non si può riprendere assolutamente nulla all'interno del ponte di comando, anzi ti fanno lasciare anche tutta quanta l'attrezzatura fuori, per evitare anche il cellulare, per evitare appunto di riprendere qualcosa che non può essere ripreso e ne può valere la sicurezza appunto di tutte quante le persone che sono a bordo e della nave stessa. Noi comunque abbiamo scovato delle immagini di Costa, che ha prodotto nel 2012, non sono il ponte di comando della Diadema, ma comunque sono un ponte di comando molto molto simile a quello della Diadema, che è soltanto leggermente, ad un profano, più tecnologico di questo qua. C'è una vista d'aquila! Buongiorno signorine! Ciao, ciao, ciao! Andiamo! Frecce in alto! Le frecce in alto! Vai, vai, gira! Il vostro menù di oggi è lasagna alla bolognese. Crescenza e carote a stick, come crescenza è tipo la crescenza certosa. È la certosa, formaggio quello spalmare è buono con le chips di carote, le patatine di carote praticamente, le patatine di carote. E poi c'è un medaglione di gelato alla banana con cialde al cioccolato fondente, quello che ti sei mangiato ieri. Lo vuoi? Sì, lo voglio. Pronti? Resaula, rucola e grana.
questo. Esatto. Mettilo dentro al formaggio. Esatto. Adesso è si bravo, mangia. Quanto è buono? Mazza. Allora, tu hai preso cosa? Prendi il pomodoro semplice con un sugo con i pomodorini. Scientemente canone. E senza glutine. Anna, guarda quanto vuoi tu. Sì. Capiamo. Lady Punk. E si rientra e si trova. Si rientra dopo il pranzo e si ritrova queste cose qui per la merenda, ovviamente, perché noi la merenda non la possiamo fare con gli altri. Cicciuà, cicciuà. E la facciamo da soli in camera, in cicciuà, cabina. Cicciuà, cicciuà. Marco cicciuà. Deve dormire, si vede. È evidente che deve dormire. Cicciuà, 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 cicciuà. È stata una giornata un po' strana perché non siamo potuti scendere, c'era stamattina pioveva, il cielo era bruttissimo, poi invece adesso si è scoperto, ma adesso è tardi, non si riuscirebbe comunque a vedere nulla, a visitare nulla. Poi comunque Barcellona già l'abbiamo vista due volte, ci sarebbe piaciuto, ma non è stato indispensabile. Adesso facciamo un po' di immagini al porto di Barcellona perché è veramente bello, le timelapse, e vi faccio vedere qualcosa di, come dice Cane Secco, cinemino? Ma io ci provo. Please be aware that this operation does not mean that Eccolo. An abandoned ship is imminent, but it is only a preparatory measure in case this may be necessary. Ragazzi, questo è un tour sì. di Palma che si fanno comunque delle soste per ammirare tipo per ammirare comunque la città di Palma, in cui vedete il castello, la cattedrale e il palazzo dell'Almudi, non viene mai la parola, scusate. È uguale. Comunque la durata è di circa 3 ore, il prezzo come vedete è di 30 euro. Quando si parte? Di mattina. Sì, nel senso a che ora? È circa 9.15, 9.30. Quest'anno Costa Crociere ha deciso che per Natale, con la sua fondazione Costa Crociere Foundation, avrebbe aiutato le famiglie filippine. E quindi stanno distribuendo queste cose qui. Sì. Ok. Grazie signora. Che Dio benedica la sua famiglia. Grazie. Bene. Vediamo se ti aiuto. No, ok. Buon lavoro. Grazie signora, grazie. Ciao. Questo qui. E quindi distribuiscono queste palline in cui il ricavato benefico va completamente alle famiglie filippine che andranno ad aiutare. E noi la mettiamo sul nostro albero appena torniamo. Crema di broccolo. Broccolo. Vedi se è buono sto broccolo. Vuoi vedere? Wow. È un po' sciolto, diciamo. Sì, meno. Stessa torta di oggi. Eppure ci sono ancora dei posti in cui poter vedere il mare da vicino. Ponte 3, i finestroni. Ti guardano un po' stupidi i camerieri, però ci puoi stare. Posso riprendere? Dici. No, voglio riprendere. No, ma che riprendere? Vuoi dire però? Che devi dire? Stiamo riprendendo, ciao!
Thank you.